Ben ritrovati, eccoci di nuovo ancora una volta insieme con il nostro video haul, i nostri acquisti ai nostri mercatini. Allora, oggi abbiamo fatto un giro al nostro solito mercato, cioè il nostro solito, ce ne sono due, insomma quando abbiamo del tempo libero ci facciamo un giro l'uno o l'altro. Solo l'unica cosa negativa è che non sono distanziati, uno c'è il mercoledì e l'altro c'è il giovedì e quindi dobbiamo regolarci un attimino per non spendere troppo, però il materiale serve per le creazioni e quindi niente. Allora, per quanto riguarda questi nostri nuovi acquisti, diciamo il materiale più costoso è stato questo. Poi abbiamo capito perché. Perché questa è angelite. Io non la conoscevo, questa è una pietra che si chiama appunto angelite ed è molto ricercata, molto raffinata. Abbiamo preso questa, poi abbiamo preso altro materiale, queste perle qua, perché erano terminate. Questo che è quasi lo stesso colore dell'angelite, poi abbiamo preso queste piccole file di perle color giallo. Il blu è cina, eccolo, e questa che è su un verdino, un violaceo, un marroncino, e molto bella anche questa. Niente, poi ci mancavano delle catene, quindi abbiamo preso anche queste catene semplici. Poi sono quelle che vanno per la maggiore, perché si possono usare sia per gli intrecci che come catena d'aggancio. E questi che non mancano mai, di vario colore, sono i fili d'acciaio, come li chiamo io, questi color oro, un colore grigio scuro e colore argento. Questi di solito qui vengono infilate le perline, come potete vedere nei nostri video tutorial. Niente, poi mancavano queste perline, questi pendenti, scusate, è un simile Swarovski. Questo è stato un acquisto molto economico, perché 4 pezzi 1 euro, quindi insomma, che ci vuoi prendere con questo prezzo? Ancora materiale che era mancante nella nostra cassettiera, dove riponiamo appunto tutti gli attrezzi, tutto il materiale per creare i nostri bijou. Questa catena, che questa usiamo sia come catena di base sia magari come rifinitura, staccando ogni singolo pezzo e unendolo magari a delle perline. Sono dei giochi che già avete visto parecchie volte. Poi questa catena color bronzo, anche questo è un colore molto adattabile a qualsiasi lavorazione. E questa fila di perle blu, e ce ne sono, quindi sono mischiate, alcune sono blu scuro e altre sono sul celestino. E poi queste bustine con le rifiniture per le perline, questa color oro, color bronzo e color argento. Abbiamo prese in 3 tipologie di colori, in modo che possiamo alternarle con qualsiasi colore di perle. E niente, questo era tutto il nostro piccolo haul, tutti i nostri piccoli acquisti che abbiamo fatto in queste ultime settimane. Noi ci ritroviamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi, lasciate un like, lasciate un commento e andate a vedere anche gli altri video, soprattutto i video tutorial. Vi aspettiamo, alla prossima!